in agonia nelle casse, neanche i soldi per pagare la benzina. Ordinanze antismog, gli artigiani si scagliano contro Castugana, le caldaie sono cambiate, non le automobili. Dimissioni in massa per la maggioranza che sosteneva il sindaco Loris Mazzorato dopo la partecipazione alla cerimonia funebre di Fritzke. 52enne di Carbonera coltivava marijuana a scopo terapeutico, un garage adibito a serra, ma il direttore del SERT ammonisce: non così. L'oggetto scherzetto al sindaco Manildo, chi lo premia, chi lo punisce, ecco cosa fa più arrabbiare i trevigiani. Buonasera, ben ritrovati con l'informazione di TG Treviso. In apertura subito le immagini dei lavoratori dell'Electrolux di nuovo in piazza, anzi addirittura per strada da Conegliano a Santa Lucia in marcia ad attenderli il sindaco di Conegliano, il loro grido di disperazione per salvare il salvabile. Sentiamoli. Centro bloccato e traffico in tilt già dalle 7.30 di stamattina, quando i lavoratori dell'Electrolux sono ritornati ad occupare la Pontebbana. La loro marcia li ha portati in piazza Cima Conegliano, dove hanno incontrato il sindaco Floriano Zambon. Basta parole, vogliamo i fatti, gridano. Ci troviamo in queste difficoltà con una multinazionale che sta prendendo delle decisioni proprio dettate dalle leggi che abbiamo noi qua in Italia. I sindaci di Conegliano, Santa Lucia e Susegana hanno indetto un consiglio congiunto per l'11 novembre, dove sarà presente anche il ministro Flavio Zannonato. Noi chiediamo che la politica tuteli il nostro posto di lavoro, che faccia tutto quello che possono fare, che è a loro disposizione, per coinvolgere i parlamentari, le giunte comunali fino anche al governo. E proprio a Roma è indirizzato tutto il loro sfogo. Sono solo un primo passo verso altri orizzonti, che sono quelli proprio della politica che abbiamo a Roma. Sono loro che devono venire qua, sono quelli che si devono alzare dalle proprie poltrone. La fuga delle aziende all'estero non deve lasciare indifferente lo Stato. E credo che in questo caso non sia proprio un problema di, non è proprio un problema di divertenza, ma è un problema prevalentemente di risposta di politica industriale. La marcia è proseguita nel pomeriggio fino a Santa Lucia di Piave. Gli operai hanno dichiarato che impediranno che nello stabilimento di Susegana partano pezzi diretti in Ungheria, anche a costo di occupare con tutte le loro forze la stazione ferroviaria. Abbiamo sentito la voce dei sindacati, ora la voce dei tanti lavoratori italiani ma anche molti stranieri oggi in piazza. Sentiamoli. Un coro unanime, la perdita del posto di lavoro distruggerà il futuro di tante famiglie che si ritroveranno a lottare per sopravvivere. È futuro nero per tutte, non solo per le famiglie straniere, prima per gli italiani. Perché a noi ci hanno usato, ci hanno sfruttato. È una vita che se ne frega il governo, che ci ha abbandonati a noi stessi. In queste condizioni non puoi pianificarti nulla, insomma. La vita è un pochino dimezzata. Tra un po' ce l'azzerano. 200 gli operai in marcia. I lavoratori dell'Electrolux si sentono traditi dopo aver dato tutto al loro posto di lavoro, soprattutto moglie e mariti, impiegati entrambi nello stesso stabilimento. Ci sono i coniugi che lavorano qui dentro e il marito o la moglie lavorano per fabbriche dell'indotto oppure per la mensa, quindi comunque il problema è molto ampio. Questa multinazionale che non può sfruttare i lavoratori e poi calcolarci con altri lavoratori che costano meno e lasciarci qua poveri. Non solo italiani ma anche molti stranieri. E tanti di questi hanno anche fatto il ricongiungimento con le famiglie, si sono integrati sia nel territorio che nelle fabbriche e adesso si vedono comunque portare via il loro futuro. Un gioco spietato con la dignità della gente. Solo con la dignità, perché purtroppo le famiglie non arrivano più neanche la seconda settimana. La protesta è solo all'inizio, si vuole arrivare a Roma. Oggi abbiamo bloccato Conegliano e siamo disposti anche ad andare a Roma a chiedere al governo che cosa farà. E l'ordinanza antismog sta continuando a far discutere. Oggi in provincia c'era la presentazione del bando rifinanziato per la riconversione delle caldaie per le case e per i condomini. È arrivata dritta la protesta degli artigiani che dicono sono le caldaie da cambiare, non le automobili. Se mi permettete, il mondo dell'artigianato ha prima bisogno di lavorare e poi di rispettare l'ambiente. Abbiamo imprese e imprenditori che si sono tolti la vita
tra decidere a breve rispettare l'ambiente e decidere di lavorare, io difendo chi lavora prima ancora di chi difende l'ambiente. Una dichiarazione dove traspare tutta l'irritazione degli artigiani nei confronti di Cassugana dell'ordinanza anti-smog. Bloccherebbe letteralmente l'operato di centinaia di artigiani in centro storico, secondo Mirko Casteller. Un provvedimento pensato poco e male nelle scelte e molto nella repressione. In particolare la scelta degli Euro 2, che penalizzerebbe non solo chi lavora, ma le fasce più deboli come pensionati e cassi integrati. L'alternativa, come proposta concreta per noi, potrebbe essere quella di escludere, o meglio, favorire l'accesso al centro storico per chi ha un ISEE inferiore ai 20.000 euro. Tra l'altro, l'incara Confartigianato, più che colpire la mobilità cassugana, avrebbe fatto meglio intervenire sui veri responsabili delle polveri sottili in città, ovvero gli impianti di riscaldamento, vecchi e alimentati con combustibili altamente inquinanti. L'accesso al centro storico si stima potrà essere intorno ai 6-7.000 autovetture, che corrispondono a un centinaio di caldaie. 225.000 gli euro messi a disposizione dalla provincia per le ristrutturazioni degli impianti, che l'anno scorso hanno reso 400 famiglie meno inquinanti. E noi puntiamo più al cambio della caldaia perché abbiamo visto che comunque ci dà dei risultati concreti. Sono due strade, sui temi ambientali, due strade diverse. E la provincia, sappiamo da tempo, è contraria ai blocchi del traffico e quindi non verranno effettuati blocchi del traffico sul territorio provinciale, sulle strade provinciali. E questo è il tema del nostro TG Linea Aperta. Arrivata l'ordinanza anti-smog, è giusto limitare il traffico? Questo è il quesito a cui vi chiediamo di dare la vostra personale risposta utilizzando i contatti che vedete in questo momento in sovraimpressione. Caso Ness, mentre in procura continuano le indagini, oggi l'incontro tra il commissario straordinario e i sindacati, si rischia la lenta agonia perché in cassa non ci sono i soldi. Vediamo. Se ci sono i soldi ci sono buone speranze, non avendo i soldi chiaramente si pone un problema importante. La fine è vicina. Nelle casse dell'istituto di vigilanza NES rimangono solo 300.000 euro. La verità cruda come un fulmine a ciel sereno è arrivata oggi pomeriggio presso la sede di un'industria all'incontro tra i sindacati e il commissario straordinario Sante Casonato, incaricato dal tribunale di seguire il caso, alle spalle del tavolo i delegati da Mezza Italia. L'impegno degli amministratori dell'azienda in questo momento è quello innanzitutto di ricercare i fondi economici per garantire gli stipendi, evidentemente, ma garantire soprattutto anche la possibilità di far proseguire l'azienda nell'ordinaria amministrazione. Quindi mi riferisco anche a cose semplici tipo il carburante dei mezzi, piuttosto che la manutenzione ordinaria dei mezzi per poter poi espletare il servizio. Servirebbero almeno 1 milione di euro al mese per gestire stipendi e far ripartire a pieno regime l'attività. Ci sono 23 giorni di tempo da oggi per presentare un piano di rilancio, ma servono questi soldi, altrimenti rischia di essere soltanto una lenta agonia. Chiedere alle persone di lavorare gratis diventa complicato. Qualcuno già lo sta facendo, cioè nel senso che comunque i lavoratori dell'impresa, siccome la cassa integrazione non è ancora arrivata, comunque stanno lavorando e già ci chiedono: ma questo mese qui ci saranno gli stipendi? Ad oggi non ci sono i soldi nemmeno per rifornire di benzina le automobili delle 17 filiali di tutta Italia, tantomeno quelli per sostituire i pneumatici con le gomme da neve. Ed ora andiamo a Resana, Loris Mazzorato. Sono arrivate le dimissioni di tutta la maggioranza che sosteneva il sindaco dopo la sua partecipazione alla cerimonia di Don Abramovic. Ai nostri microfoni era stato chiaro. Riproponiamo un pezzettino della sua intervista. Quindi non voglio un domani essere denunciato di crimini di Stato che oggi sono obbligato a compiere nei confronti dei miei cittadini. Se non lo faccio vengo denunciato penalmente per omissione d'atti d'ufficio. Dichiarazioni che sono costate il posto da sindaco Loris Mazzorato. Infatti da questa mattina non ha più alcun appoggio dalla maggioranza e anche della minoranza. Stamattina ci siamo dimessi, 8 consiglieri della maggioranza e 4 della minoranza. Altri si dimetteranno sabato per l'impossibilità di farlo oggi, per salvare Loris da se stesso e per evitare al Comune danni che potevano arrivare dai comportamenti che ultimamente ha avuto. L'accostamento del ruolo di sindaco a quello dell'autore della strage delle Fosse Ardeatine e le successive dichiarazioni hanno reso insostenibile una situazione già tesa da tempo all'interno della maggioranza e non solo. Non è in discussione, sottolinea l'ex assessore, la protesta sulle tasse, ma il modo. Non ci è andato bene però il palcoscenico che lui ha scelto autonomamente per la protesta. Andare alla funzione funebre per Pribke
non è stata una scelta condivisa da nessuno. Ieri sera la decisione che porterà il commissario prefettizio a Resana fino alle elezioni della prossima primavera. Voleva approvare delle cose in consiglio comunale che avrebbero creato problemi ai cittadini di Resana, al comune di Resana, e avrebbe creato danni economici, e meglio di no. Cioè, noi non abbiamo neanche voluto fare la sceneggiata della sfiducia, ci siamo fermati per rispetto sia della persona sia dei cittadini di Resana. La cronaca: arrestata, 52 anni, coltivava droga, marijuana a scopo terapeutico. È la prima volta che gli agenti di polizia si sentono rispondere in maniera tanto chiara e risoluta: coltivo marijuana a scopo terapeutico. E a testimonianza della solerzia con cui questa 52enne di Carbonera si prendeva cura delle sue piante, ecco l'attrezzatura che gli agenti hanno sequestrato nel suo garage. Una stanza adibita a serra in cui venivano sapientemente coltivate queste 6 piante, l'altezza varia dai 47 ai 90 centimetri. In casa hanno trovato di tutto: concimi, fertilizzanti, barattoli con etichette che in tutto contenevano 40 grammi di stupefacente, almeno 60 semi, un ventilatore e le lampade apposite. Questa volta non c'entra la crisi, la donna è un'impiegata, la droga non era coltivata ai fini di spaccio, semplicemente come cura per sé e per le persone a lei vicine. Cannabis ad uso terapeutico, una questione che divide istituzioni e opinione pubblica. Come terapia del dolore nei farmaci, l'Italia ha detto sì il 23 febbraio di quest'anno. Da una recente legge del febbraio può essere usata per scopi terapeutici, ma solo in particolari rari casi, quali ad esempio per diminuire gli spasmi della sclerosi multipla, per stimolare l'appetito nei malati di AIDS e per aspetti della chemioterapia, per contenere conseguenze degli interventi di chemioterapia. Il direttore del SERT trevigiano avverte però sulla pericolosità della cannabis, in grado di provocare comunque in chi la usa disturbi psicotici rilevanti. La donna è stata arrestata e rilasciata questa mattina, ma sono in corso ulteriori indagini. Oggi è giorno della solidarietà, la vostra solidarietà è andata a una mamma e un figlio, Manuela e Alex, la loro storia. Cari amici vicini e lontani, oggi siamo a Pordenone, stiamo incontrando Manuela e suo figlio Alex. Prima di tutto volevo parlare con Alex. Quanti anni hai? 26. E da quanto tempo non lavori? 2 anni. E tu, Manuela, cosa vuoi dire? Da 6 anni purtroppo io non riesco più a trovare lavoro. Come mai sei venuta da noi a Rete Veneta? Hai scelto questa emittente per gridare il tuo aiuto? A Rete Veneta perché siete conosciuti anche qui in Friuli Venezia Giulia. Cos'è che vuoi? Poter avere una vita più dignitosa e un lavoro. Cosa pensi di queste persone che così con tanto trasporto e veramente con tanto cuore aiutano le persone in difficoltà come voi? Che sono persone veramente fantastiche, perché cioè, non c'è parole, cioè, sono veramente meravigliose. Tu ce l'hai la macchina, Alex? No, non ce l'ho più. Non riesco, poi non riusciremo neanche a pagare l'assicurazione comunque, cioè papà paga 3 mutui. Come ti sposti, Alex? Bicicletta. Allora adesso consegniamo l'assegno. Ecco Manuela, quanti mesi sognato sto assegno, quante tante telefonate. Tante. Dei telespettatori, quanto mi hai chiamato e chiamato. Tu vuoi dire una cosa, Alex? Abbiamo recentemente, abbiamo anche papà, ha voluto vedere per vendere la casa, dato che non riusciamo più a pagare bollette, cose così, vivere. Io mi domando, cosa dobbiamo fare, politici? Dateci una risposta per cortesia, perché queste sono le realtà. Si stanno vendendo le case, ma il problema è che nessuno compra le case. Allora adesso andiamo a prendere la nostra borsa. Mi faccio un risotto qua su, allora ecco. Vi invito, aspettiamo. Grazie a Rete Veneta e grazie ai telespettatori che ha potuto fare questo qua e aiutarne. Grazie, grazie del cuore. Ciao Mirella. Siamo ad Halloween, dolcetto o scherzetto per il sindaco Manildo? Questo è il gioco che vi proponiamo. Dolcetto o scherzetto al sindaco di Treviso? Dolcetto, per carità, non vorremmo avere lo scherzetto di avere quella vergogna che avevamo prima. Scherzetto.
perché non mi è simpatico. Tu e anche scherzetti, scherzetti miei che ho fatti stamattina. Cioè? Che non mi hanno fatto entrare in cimitero a prendere tutti i vasi di fiori perché non si poteva entrare, ho dovuto portarmeli a casa fuori in mano. Come mai scherzetto, signora? Ma se lo merita perché è simpatico, dai. E ancora penso per pronunciarlo adesso, se per la domenica si inserisce, se poi dico scherzetto o dolcetto. Non si può dire niente di ancora. Sicuramente scherzetto, perché il signor sindaco, persona stimabilissima, comunque dovrebbe fare qualcosa di più per il centro città e per i commercianti, cosa che ancora non si è mai letta e mai vista, non si capisce come mai. Tipo? Beh, tipo ogni volta i parcheggi del Duomo chiusi per manifestazioni che non hanno seguito di gente. Il parcheggio è vitale per noi commercianti in centro, quindi per cortesia lasciateci parcheggi almeno la domenica. Io sono di Firenze, al sindaco, se meglio lo può a Renzi, potrei farlo. Dolcetto scherzetto. Dolcetto, vai. Dolce, era ora di dargli un dolce, sarebbe giusto, sì, dai. Scherzetto, perché ha combinato un sacco di guai, mi sembra peggio di così. Perché sono contrario, specialmente a quello che stavo facendo adesso, del bloccare il traffico nel periodo della settimana dei morti. La gente come fa a girare in giro? Questa sera la puntata di Focus è dedicata, come ogni giovedì, ai veneti schiacciati dalla crisi. Ed è tutto per questa edizione di TG Treviso. Come ogni giovedì, ora vi lascio alla rubrica Acquistare informati. È tutto, arrivederci, grazie. Agrumi, 6. Primi arrivi di arance italiane e clementine dal sud. Per la produzione di qualità è meglio attendere ancora un po'. Batate, 7,5. Ideali per il consumo conviviale durante le feste di inizio novembre. Le patate americane sono di buona qualità e tutte venete. Cachi, 6,5. Emilia e Campania sono le maggiori regioni di produzione per i lotti cachi. Presenza anche di cachi spagnoli nella varietà vaniglia. Castagne, 6. Sono pochi i castagni delle zone in grado di produrre i gustosi marroni nostrani. L'alternativa è il prodotto estero o centro Italia. Coste e cicorie, 7. Squisite, lessate e servite con olio extravergine d'oliva. Sono ottime anche mescolate insieme in un contorno salutare di stagione. Crucifere, 9. Si conferma abbondante e di ottima qualità la produzione locale del cavolfiore bianco, verde e broccoli. Eccellenza di stagione. Finocchi, 7. Ipocalorici e saporitissimi, i finocchi ben si presentano per iniziare il pasto con un sano prinzimonio. Tutti di origine Italia. Mele, 6,5. Novembre ci regala l'immissione sul mercato di quasi tutte le varietà italiane di mele. Assaggiatele e scoprite la vostra favorita. Pere, 6,5. Anche la stagione delle pere è nel pieno e sono presenti in commercio quasi tutte le varietà. Chiedete consiglio al vostro fruttivendolo di fiducia. Radicchio, 7,5. Buona la qualità di variegato, lusia, precoce e tondo. Per il buonissimo IGP è ancora presto, portate pazienza. Uva da tavola, 7,5. Si mantiene buona la qualità dell'uva, ancora tutta italiana. Provate ad aggiungere degli acini anche alla vostra insalata di radicchi. Zucca, 8,5. Richiestissima per le feste di inizio novembre, ma fate attenzione alla differenza tra quelle decorative e quelle da mangiare. Nebbia e pioggerelline, primi freddi e umidità. Il tempo della settimana iniziale di novembre è di stampo decisamente autunnale, così come la presenza dei prodotti tipici della stagione si conferma in linea con la tradizione. Le batate o patate americane, giunte nel pieno della loro stagionalità, che crescono con ottime caratteristiche organolettiche nella zona di Zero Branco. Lessate con la buccia e servite tiepide, sono un eccellente accompagnamento alle chiacchiere e al vino novello. Per gli amanti di atmosfere domestiche e tradizionali, suggeriamo di riscoprire in questi giorni di festa, che invitano alla convivialità, anche altri curiosi frutti, come le giuggiole e le nespole. Le prime si possono trovare ancora attaccate a qualche alberello, frutto immancabile nelle case contadine venete di un tempo. Sicuramente più facili da reperire in commercio sono le prime nespole, colte alcune settimane fa e già ammezzite.
Infatti questi frutti, ricchissimi di tannini, non possono essere mangiati appena staccati dall'albero. Il processo di fermentazione fa diventare la polpa bruna e zuccherina, con il tipico gusto leggermente acidulo e molto gradevole. Una succulenta curiosità da portare in tavola nei pomeriggi piovosi, insieme all'immancabile cestino di frutta secca, composto da noci, nocciole, bagigi e, perché no, una bella melagrana a completare con colore, gusto e succosa acidità una perfetta combinazione tra tradizione e benessere. Acquistare informati si conclude qui. Maggiori approfondimenti domani sul Gazzettino di Treviso.